Traguardo per l'associazione Adricesta Onlus di Pescara. Arriva a compimento il progetto Arrediamo la chirurgia pediatrica. L'iniziativa nasce per offrire spazi pensati e a misura di bambino, per rendere più colorate e accoglienti le stanze della degenza per i piccoli pazienti che vivono così la realtà dell'ospedale come un luogo familiare non traumatico. È una storia che inizia con un dolore nel cuore e finisce con un gesto di grandissima nobiltà. È vero, sì. È un sogno, era un sogno quando per motivi analoghi io e mio marito andammo a Roma al Policlinico Gemelli e ci rendemmo conto che entravamo negli anni 90 in una realtà completamente diversa da quella che era quella di Pescara. E poltrone a letto per il genitore che assisteva, molto comfort e anche e soprattutto per il bambino. E tante cose sono state fatte qui a Pescara perché dal punto di vista medico sicuramente l'eccellenza c'è. Però in effetti il comfort lasciava desiderare con degli arredi obsoleti. E ricordo che mio marito disse: noi siamo andati a Roma, ma molti genitori non possono andare a Roma, quindi è giusto fare qualcosa anche qui. E in occasione della serata dedicata a lui nel 2013 abbiamo pensato di arredare una cameretta. All'inizio era una cameretta per i bimbi più piccoli da 0 a 12 mesi, poi il risultato fu eccezionale, ne arredammo due, e però da lì fummo sollecitati da alcuni genitori e alla fine abbiamo preso tutto il reparto con tutti gli arredi, non solo più i letti, le culle neonatali e i lettini pediatrici, ma anche i comodini, gli armadi, i tavoli, le sedie, per poi anche con la poltrona a letto per il genitore che assiste, e poi siamo passati a tutti i decori che adesso quando li vedremo saranno bellissimi, addirittura li abbiamo fatti anche più belli di quelli di Roma, perché mi ha detto: noi ci abbiamo messo un po' più di tempo ma l'abbiamo fatto. E quindi il sogno che era nel cassetto del socio fondatore della Adricesta e soprattutto del nostro ispiratore di buoni propositi, che era Giampiero Panzino, rimane così. Infatti il reparto è dedicato a lui, ci sarà una cameretta che c'è stata proprio una donazione di Alessandro Preziosi e della mia famiglia, che è dedicata a lui da parte nostra, ma si sono mobilitati tutti gli imprenditori, le forze dell'ordine, tanti sono stati, è stata veramente una grande cordata di solidarietà. Con, come dici tu, dal dolore, è vero che il dolore può trasformarsi anche in amore verso gli altri, per non rimanere chiuso, perché il dolore, se rimane chiuso in noi stessi, diventa rabbia, e invece così il dolore può anche diventare un sogno e un gesto d'amore. Colori, disegni, personaggi, cartoons in corsia, a rallegrare la vista compare anche un acquario. Tutto è pensato per immergere i piccoli pazienti in un mondo a loro misura. 10 le stanze realizzate con tutte le comodità per ospitare anche il nucleo familiare nell'assistenza del piccolo. Sappiamo tutti che spesso quando si parla di sanità si parla di eccellenze tecnologiche. Invece secondo noi la vera eccellenza è la presa in carico dei pazienti, insomma. E in questi casi ci rendiamo conto, nei confronti poi soprattutto del paziente pediatrico, come la presa in carico non è solo dei bambini ma anche dei genitori, e quindi tutto ciò che contribuisce all'accoglienza dà un notevole miglioramento sulla qualità percepita che noi riusciamo a registrare quotidianamente, e quindi tantissima umanizzazione in questo percorso di cure pediatriche, e abbiamo raggiunto veramente il top nel nostro ospedale, perché ormai il paziente pediatrico, sia delle aree intensive che non semi-intensive, può usufruire ad esempio del percorso scolastico, quindi il progetto scuola, il teatro in corsia, la lettura dei libri accompagnata e quindi la clown terapia, quindi una serie di attività umanizzanti che sono veramente eccezionali. Noi siamo poi particolarmente riconoscente all'Adricesta che nella fattispecie, con un contributo di quasi 150.000 euro, ha praticamente rinnovato il reparto di chirurgia pediatrica, ma non nel senso tradizionale del termine, cioè ha messo insieme tecnologia e fantasia e tanti colori. Quindi tutto questo serve in un programma di umanizzazione delle cure in ospedale, che a maggior ragione è valido per i bambini.
cioè voi vedrete che oltre all'arredo sicuramente bello, colorato, a norma, modernissimo, cioè abbiamo anche queste gigantografie di personaggi dei cartoni animati che già incontri appena alla porta d'ingresso del reparto, sembra di entrare, a detta di qualche bambino, come in un bosco magico, per cui il bambino ha il vantaggio di, certo è un luogo di sofferenze, però spesso se la sofferenza è minima, se riusciamo con tutto quello che riguarda il nostro personale infermieristico adeguato, quello che riguarda la scuola in ospedale, cioè ci sono una serie di fattori che permettono ai bambini, ma così pure, e lo sottolineo, ai genitori, di vivere un'esperienza sicuramente dolorosa e stressante, però nella maniera umanamente migliore. Direi al passo di quello che è l'arredo e la realtà degli ospedali, sicuramente dei migliori ospedali pediatrici, ma non solo nazionali ma anche a livello internazionale. La raccolta fondi dell'Adricesta è stata sostenuta da amici storici dell'associazione, come l'attore Alessandro Preziosi, da anni presente e attivo nel promuovere la causa. Oggi più che altro si realizza un progetto abbastanza concreto, fortemente voluto, come tutti i progetti all'interno della sanità. Sono progetti che hanno delle fasi burocratiche non facili, ma la determinazione e la voglia di portare a casa un risultato credo sia stata più grande e più concreta di qualunque altra difficoltà. Questo chiaramente non grazie a me, ma insomma la mia presenza credo che sia, non dico superflua, ma comunque contribuisce ad alimentare questo motore. E quindi la Carla Panzino e tutti gli amici che l'hanno accompagnata fino ad oggi permettono realmente quello che fino a qualche anno fa sembrava un sogno irrealizzabile. Cerchiamo di raccontare qual è il ruolo del testimonial, perché quando si parla di associazioni a volte si ha paura, a volte non si conoscono. Cosa prova il testimonial nel rappresentarlo? No, io diciamo mi metto sempre emotivamente da parte. Capisco che la televisione crea una fenomenologia tale che è difficile da gestire, un'associazione di volontariato riesce a, diciamo, a sopperire a quella parte che io considero un po' superflua del mio lavoro, che però essere testimone di un'associazione mi permette di rendere veramente utile a qualcosa, perché in sé per sé sarebbe tutto molto effimero. Presente anche il poliedrico trio degli Okea di Colorado. Un piccolo contributo, perché voglio dire, non è, di questi tempi non è facile far sorridere nessuno, però in questi casi il nostro contributo ha aiutato l'associazione Adricesta, che è sul territorio da tanti anni. Loro sicuramente sono più, come dire, Andrea trova la parola, più diretti sul territorio, quindi noi abbiamo fatto il nostro e spero che sia andata bene, è venuta tanta gente e i ragazzi qua... Oh, ma tu Ciccio, se mi stai dietro, fatti vedere... Lui è un po' mimo e quindi non si esprime. Cioè, attraverso. Ecco, attraverso il mimo. Cos'è? Il cuore, ah. Sorriso del cuore. Ma c'è chi tutti i giorni si fa un paiolo così con questi ragazzi. Eccoli qua, i clown dottori! Ragazzi, calma, ci manca il naso! Perché voglio dire, chi è che regala un sorriso meglio di loro? Loro sono sul campo tutti i giorni, quindi il plauso va soprattutto a loro. Noi ci siamo, il nostro piccolo contributo l'abbiamo dato, continueremo a farlo, vero Andrea? Andiamo avanti tutti i giorni. Aspetta. Mi va largo. Molto significativa e sentita è stata la partecipazione di Katia Paravia, la mamma dei due giovani fratelli morti a causa di un incidente stradale il 26 ottobre del 2014, che ha deciso di contribuire alla realizzazione dell'arredo del reparto con un'ingente donazione. E ai due fratelli, amati e conosciuti da tantissime persone, a Pierpaolo e Valentina è stata intitolata una delle stanze. Chi erano Pierpaolo e Valentina? Pierpaolo e Valentina erano i miei figli, due ragazzi stupendi, potrei sembrare di parte, ma erano ragazzi formidabili, molto bravi, ma soprattutto molto portati per il dare al prossimo. E molto probabilmente erano talmente bravi da non poter rimanere qui su questa terra, erano ragazzi formidabili. Poi parliamo di un'altra storia molto triste, quella di Valentina e Pierpaolo. Si trasforma anche questo in un gesto di grande solidarietà. E anche lì incontri delle persone eccezionali, ce ne sono tante, c'è Igea,
la mitica Egea che ha perso la sua bambina e che anche lei si è prodigata, la mamma di Valentina e Pierpaolo, che è riuscita a trasformare questa angoscia che ha avuto nella perdita dei suoi due angeli in un grande slancio di affetto per chi invece c'è e che ha bisogno forse del sostegno. Quindi abbiamo creato anche con lei un'iniziativa. C'è anche, voglio ricordare, c'è Luigi De Marco che ha perso sua moglie quando aspettava un bambino, quindi anche lui si è dato da fare. Abbiamo cercato di coinvolgere tante persone che nel dolore ci hanno chiesto cosa possiamo fare per aiutare la tua associazione. Ti conosciamo e crediamo in te. E ho detto non possiamo fare altro che aiutare i bambini, perché rendere la vita più serena ai bambini ospedalizzati penso che sia la più grande felicità che ci sia.